Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella 40ª puntata della serie tedesca. Oggi siamo qui con Sono solo io, Norte. Ecco qui, poi c'è anche Simo, ma non si sa che bene abbia fatto. Allora ragazzi, oggi niente trebbie perché sì, perché ho appena finito di trebbiare. Eh? Ah no, sto parlando. A posto. Oggi niente trebbia perché ho appena finito di trebbiare il 74, quindi probabilmente raccoglieremo la paglia e poi magari vediamo un po' di erpicare, giusto per non rifar vedere la trebbiatura. Questa qua, Dan, ma se la chiamiamo sangue di trebbiatura. più o meno. Ah, aspetta, finché mi viene in mente. No, devo andare dai bancali di legno, palette di legno Ah, non li qui. abbiamo mai più guardati, hai ragione. Adesso vado io. Mamma mia, se non mi incastro. Vediamo. Ah, ragazzi, sto usando gli shaders. Sì, sono tutti e Pieno. due pieni. Sto usando gli shaders perché ho, diciamo, trovato l'opzione per disattivare tutta quella luminosità immensa. Praticamente, guardate la differenza. Anzi, ve la faccio vedere vicino magari delle piante, in modo che sia un pochino più visibile. Differenza con shader, senza shader. Con, senza, con, senza, con, senza, con, senza, con e basta. Anche tipo la mappa è un pochino diversa. Con, senza, con, senza, con. Anche i mezzi se li guardiamo un pochettino bene. Così è con, così senza, con, senza, con. È un pochino più dettagliata e secondo me è bello. Prima praticamente avevo questo settaggio messo sbagliato, che se notate rende tutto troppo luminoso il Magic Bloom. Togliendolo va tutto a posto. Quindi per me si potrebbe tenere, cioè secondo me migliora di tanto. Guardate anche le piante, la differenza. Secondo me migliora di tanto. O le texture sulla zavorra. Guardate un po' la zavorra. Va bene, anche se a terra, che se a terra anche lo migliora tanto. Secondo me lo rende molto migliore. Quindi io sarei per tenerla, fatemi un po' sapere voi se dà ancora fastidio così. Anche se sinceramente mi sembra che sia addirittura meno luminoso. Cioè così è normale, così con le shader mi sembra molto meglio. Si vede più definito anche. Ora vedo, non sono sicuro di tenerlo perché magari se mi viene a pesare poi troppo il video come su Orotrak, che è una puntata con la grafica migliore, mi viene a pesare il doppio di una con la grafica normale. Ovviamente dovrete scegliere voi se volete più puntate più corte, ma con la grafica migliore o viceversa. Detto questo, sto andando a scaricare del frumento per poi sì, comunque ho detto non facciamo vedere altro, però effettivamente scarichiamo due carri. Stiamo usando il Deutz perché il Deutz è una pronuncia un po' strana. Perché tutti gli altri diciamo che sono impegnati, perché c'è il 6190 che è giù al compost a fare nafta, a fare gasolio, perché nafta sta Sta erpicando. erpicando. Poi c'è il 7R sotto al carro per le bietole, c'è il T7 sotto al carro della soia agri, Sì, T7. T7 sotto al carro della soia, Le 8700 con le falciatrici. E l'8700 con le falciatrici e basta. le 8R con il rallineatore. No, l'8R c'ha la crono Ah, ultima la e crono, sì. c'era solo l'Optum, ho detto, per andare a prendere un 270 c'è il 250 che va più veloce e ha meno cavalli. Quindi tanto Sì, per il carro non l'ottimo serve sì. assolutamente come potenza. E quindi eccoci qua. E il T8 c'ha sotto la seminatrice, che Simo ha detto di non toccarlo e quindi noi glielo lasciamo là, quando entra se lo vedrà lui. Dovremmo dargli anche una lavata a questo carro, che a me piace moltissimo come si sporca. Il Quale avizza? Che Fortuna. brutto. A me piace molto come carro, sai. L'FTM I tre assi del 15 era bellissimo. 200/8. No, è quello lì o No, questo è 200/7, è 7 metri. O barra 6 addirittura. Ma no, no? questo è 6 Barra metri 6, forse. credo. Quello tre assi, Sì, 53 mm. è al 200/8.
Quanto è O bello. 300. E c'era anche il 300/7, mi pare, una cosa del genere. Vabbè, a me piaceva un botto quello Sì, anche lì, a me, quello che lunghissimo che portava 53.000. c'era. No, ma io. Ma è Cioè, uscito sai. per il 17, però penso sia illegale. Beh, metti. I negagli o no? Più negagli di meno c'è niente. Di quello là che scappa dalla polizia. Poverino. Ah, Meno comunque. 100. Meno 117 punti della patente. Comunque, Ma infatti, ragazzi, cioè, meno comunque, 3. studirti mi piace. Perché non è come gli altri che si sostano tutti. Questo qui sotto i parafanghi, insomma, ha dei punti un po' specifici. Non. Odenne. Ma neanche meno 30 patente totale. Meno 117. Cioè, Giustamente vabbè. perché poi rimani neopatentato. Quindi i punti te li levano doppi. Quindi lui deve prendere tipo 60 patenti. Eh no, se non fa cavolate deve prendere 6 patenti normali. Beh, ma io penso che poi ce li tolgano, poi dopo la prima basta, non ce li ritolgono sulla seconda. Cioè, Ma anch'io gli spero. non ho mai sentito una cosa del genere. Sì, beh, se no fai conto 600 euro patente, fa fuori più di 3.600 euro in patenti. Più o meno quanto te ne costa una per il camion. Una, ne servono tre o Infatti. quattro. Vabbè che ci guadagna solo lo Stato. Beh, quello lì oramai lo sappiamo. Ti fanno prendere 30 patenti in modo che ci lasci loro lì tutti i soldi. Scarichiamo questo, andiamo su. Potremmo fare scambio con il 7R. Sì, facciamo scambio di carri. Anzi no, tanto quell'altro lo dobbiamo portare indietro. No, aspetta, chiudi la trebbia qui. Vai per. Ah, ho lasciato dentro 51 litri, che pirla. Dai, scarica su. Ah, ma proprio non era scivolata indietro. Infatti dicevo, boh, mi sembra tanto vuoto. Ok, ecco. Ora funziona. Portiamo a scaricare questo. Tanto portiamo giù il 7R, là c'è l'8R di Samo. Ah, che si sta intossicando. Ho detto una battuta. Che può ridere. Ridere o ti fa tossire? Perché. Mi stavo soffocando da ridere. Ah, ecco, capisco. Te la dico dopo perché un po' sconcia. Meglio, meglio. Sì, in alto a destra vedete l'ora, ragazzi, è un'opzione degli shader che io in questo caso trovo comoda. Perché pur avendo due monitor, la barra delle applicazioni, diciamo la barra del menu start la tengo sul primo monitor, su quello che adesso sto giocando in full screen, e quindi sull'altro non ho l'ora. E il telefono oggi non ce l'ho portata di mano, per cui ho messo l'ora lì. Basta che fare. Ah, posso continuare a usarlo. Basta fare tipo settings, show clock, se ne va. Beh, ti va anche incastrare, però se ne va. Puoi mettere anche gli FPS volendo. Ma a me non mi servono. Ti tieni anche il ping in teoria. Però il ping, ce l'ho là. A parte che io non soffro di ping in questo momento. No, no, non che sia una malattia il ping, del tipo. Non ho problemi. La connessione finalmente si è mezza stabilizzata. Cioè no, da circa un Non anno a questa parte si è Danny, non stabilizzata. parlare. Non Eh? parlare. Non parlare che dopo magari non va più. Hai ragione. Perfetto. Questa zavorra davanti. Io, a me non piacciono le zavorre perché poi sono lunghe e non ti fanno sterzare nei punti giusti. No, vada. Io tipo se non avessi avuto la zavorra adesso passavo in un posto, ho dovuto far manovra. Ok, questo teoricamente dovrebbe servirci più avanti, quindi lo mettiamo in un posto che non dia fastidio e lo lasciamo qua. Perché dopo finita questa puntata continua a trebbiare, quindi lo metto all'ombra. E ora qui c'è il Terrafelis, le barbabietole per il momento. Ciao, anche le nafta. Le Ciao. stiamo stoccando qua, dove c'è il 7R. E diciamo che sono un po' cadute per di qua. Quindi
Ah, forse ve l'ho anche. No, questo l'ho fatto vedere nel video. Un pochino sono cadute di qua. No, no. Eh sì, mi ricordo che ho detto cavolo, sono cadute di là. Ah, non devo mica, non mai. Allora, facciamo. Sì, facciamo un attimino manovra. Entrando qui dentro perché è più comodo che aver girato subito. Cos'ha adesso da essersi incastrato? Non lo sa neanche lui. Perfetto. Sti carri lunghi. E che il ravizzo è un 7 metri, 7200. Sì, comunque è un 6 metri il Fortuna, perché se questo è un 7 metri. E abbiamo anche degli 8 metri, ragazzi, tipo il Bossini dovrebbe essere un 8 metri. Beh, Ma il Visini lasciamolo perdere. Che forse un 10 metri deve secondo essere. me sarebbe da fare un bel rivoluzionamento di carri. Lo so. Dov'è il Bossini? Cambiare Fortuna in Kaweco, che secondo me Kaweco è stato un acquisto di merda. Ma perché? Vabbè, sì, c'è la collision stramba, sì, quello sì. Mi sposto da Trebbia. Sì, quello sì. Quindi ragazzi, magari faremo un pochino cambio di carri. È che il brutto è che adesso comunque è, cioè, una cosa che per quello che io non voglio prendere carri grandi, che non servono. Cioè fai. Beh, ora ho fatto frumento, ho riempito due ca un carro e poco più che se avevo il Fortuna. Dai. Il Kaweco ci stava dentro tutto. O forse no, perché erano 43, no, non ci stava forse. Comunque, se fai soia tipo sul 115 così, ti basta un carro, non servono carri giganti. Per Oh, quello, cioè, vabbè, per prenderli grandi puoi andare via con un quarto di carro, mezzo carro. su 115 ci sta un bel carro interno di soia e più anche. Dici? Quant'era il 98 quando l'hai preso? Sì. È 98, calcola che dopo ho fatto altri 15.000 litri. Ah, 40.000 solo. Ah, beh, allora sì. Allora, ragazzi, ora mettiamo via ravizza. Che io uso mettere qua. Ora vi faccio vedere. Porca puzzolina. Non è una bestemmia, giusto? No. Ok. Cioè, ragazzi, giusto un attimino per farvi capire YouTube come ragiona. Mi ha dissegnalato tutti i video di farming, vabbè, tranne quelli di GTA, ma GTA ci può stare perché comunque è violenza e quindi lì non faccio una piega, hanno ragione. Cioè, a parte che io se dovessi dire una cosa del genere, direi ok, d'ora in poi fate così, perché uno youtuber che vive per GTA, vedi, o che comunque su giochi del genere, facciamo l'esempio di Beastard. Io Visto, so che lui lo porta. volevo dire Eh? io. È l'unico che porta solo GTA. Lui porta per un 80-90% GTA e poi mi sembra Rainbow e poi vabbè io non lo seguo quindi non so di preciso cos'altro. Che Anche sono tutti giochi Warzone. violenti, vorrei un po' sapere come farà, però vabbè. Ma secondo me sopra un tot di iscritti fanno solo quella roba lì. Cioè, tipo fino ai 2000, 3000 o 10.000, dopo cominciano a dare un po' meno importanza. No, no. Non è così, è per tutti uguali da quanto ne so. Beh, comunque dicevo, io che avevo dei video vecchi, ora non mi interessa perché comunque sono video che avevano circa 14 visualizzazioni. Guardavo, quindi non è assolutamente un problema. Però per uno youtuber che ha seguito tanti video di GTA può dire ok, cambio format, da adesso non si può più fare, va bene, non lo faccio più. Però se non vieni retribuito più dai vecchi video, hai tipo 1000 video vecchi e da quelli guadagni metti una buona parte, come tipo magari metti speciali, cose del genere. È una bella fregatura, perché è stata messa una cosa che va a prendere le cose indietro, quindi si è fregato in tutti i modi. Secondo me è sbagliato per questo. Ma se tipo Dan, tu in un video vecchio hai fatto tipo 5.000 visualizzazioni, facciamo esempio che sono 5 euro, magari ti hanno già pagato, te gli scagliano il mese No, dopo? no, no. Cioè, praticamente lì non è che non ti pagano. Facciamo anche per voi che ci seguite, magari non conoscete bene sta cosa. Loro ti dice che quel video non è adatto alla maggior parte degli inserzionisti, che sarebbero, diciamo, gli sponsor, quelli che mettono la pubblicità e poi quindi la Guadagno. pubblicità
i soldi della pubblicità vanno al network in questione. Nel mio caso vanno al mio network e poi il mio network li dà a me una percentuale. E quindi non mettendoci pubblicità, o magari mettendoci pubblicità dei publisher, degli sponsor da poco, cioè diciamo, facciamo un esempio, invece che mettere la pubblicità, che ne so, dell'Audi, della John Deere, della Class, che fanno tanta pubblicità su YouTube, mettono la pubblicità dei... Sì, Di marche meno conosciute e più scrause. mettono pubblicità, che ne so, Zetor, mettono pubblicità della... E che se mettono quelli sono messi male. mettono pubblicità da poco, che ne so, cose che non valgono, che vanno poco, diciamo, come pubblicità, della Colgate, che ne so, che sono già meno pubblicità che vedi alla televisione, però qualcosa fanno. Mettono la pubblicità di stupidaggini o comunque cose che fanno pubblicità e pagano, però ovviamente molto molto meno. Che diciamo, quindi anche se dicono ok, pago di meno, magari lo vedono meno persone, però pago anche di meno, quindi mi va bene e quindi è questo. È uscito. Penso Simo, perché non l'ho più sentito da mezz'ora. No, è uscito. C'ho Muto. qui, c'ho qui. Seba. Ah. Simo è andato a bersi le altre restanti 250 bottiglie di vino. Ah, saluta Simo. Yava, buongiorno. Buonasera. Romano, Buonasera. Andrea. Buonasera. Buonasera, buonasera. Buonasera. Buon tonno. Quindi ragazzi, eccovi un pochino spiegato. Giusto per dirvi, ora non posso dire l'aggettivo che vorrei dire, ma diciamo parasedere, per non farvi capire. Cioè per far capire senza far intuire. No, viceversa. Vabbè, Parte dove butti fuori gli escrementi. dove ti siedi? Facciamo che è più facile. Il mio network mi ha inviato un'email del tipo che io avessi dovuto interpretarla come... guarda, qui ci sono i metodi su come massimizzare le entrate nei tuoi video perché tu guadagni di più. Questo è quello che io avrei dovuto, una persona normale o comunque quello che intendevano loro, si capisse. Però loro non mandano questo perché tu guadagni di più, in questo caso perché io guadagno di più. Perché se io non faccio guadagnare loro, cioè io non guadagno. Praticamente non guadagnano neanche loro, per questo mi dicono, sì, fai video belli così arrivano anche più soldi a noi. Cioè, del tipo, stai dentro le regole così continui a generarci profitto. Un pochino già, giusto per farvi vedere già come si sono presi come misure. Come attenzione, Sì, beh, ma non è che tanta gente, tipo quelli che fanno motovlog o roba del genere, che fanno, fammi conto, 100.000 visuali al mese, eh. oh, non mettono neanche la monetizzazione qua. Magari gente che, diciamo, non ha un bisogno di ritorno. Cioè, magari loro lo farebbero lo stesso. Ma in teoria lo fanno per quella roba lì, sai? Perché Cioè, io per dirti. sono in grado anche di, se tipo video di impennate o che vai in alta velocità, sono anche in grado di bannarti i video. Non so se conosci Max Verhist, Sì, me l'hai già raccontato. gli hanno tolto un video perché erano atti violenti che andava in moto. E beh, penso l'abbiano fatto anche quello lì che scappava dalla polizia, adesso lì. Sì. E a me è arrivato il video completo attraverso un gruppo WhatsApp di un raduno che devo andare. Stavo dicendo ancora una cosa prima che di finire la puntata, non mi ricordo più. Ah sì, che nel mio caso, io diciamo, se dovessi farlo per conto mio, un conto, ma facendolo anche per YouTube, mettendoci molto più impegno e tutto, come anche server di farming. Prima avevo TeamSpeak, ora non ce l'ho più. Vabbè, siamo qui su Discord. Ok, Diciamo che
non rifiuto i soldi che mi vengono proposti, tra virgolette, a gratis. Quindi, ok, poi magari c'è chi lo Beh, fa. è gratis, è gratis. Sì, vabbè, a Diciamo gratis che del ci tipo, tanto lo metti. farei lo stesso. Diciamo che ci metti un bel po' di impegno. Sì, del tipo, quello che volevo dire io era fare i video come li faccio adesso, senza guadagnare oppure guadagnandoci. Cioè, non mi cambia niente, non devo fare Cioè, qualcosa di te più o qualcosa di meno. praticamente, Dan, il guadagno che fai, tu lo usi per migliorare sempre di più. Eh sì? Infatti ha ordinato la nuova 1180 Ti da 2600 GB. La GoPro Hero 6. No, dico 9. Sì, ah, vero, vero. Cioè, mi sta arrivando anche lì 10. No, scusate, sì, lì 12, scusate, ragazzi, lì 10 mi stava arrivando, poi ho visto che Vecchio. aveva solo 42.000 core, ho detto no, io voglio quello da 56.000. E allora l'ho mandato indietro. Dopo cosa che ha ordinato la disk da quanti? 400 Tera? Sì, 400 tera, beh, giusto un pochino per giocare a prato fiorito, ecco, non vorrei che non mi bastasse lo 256 spazio. giga perché sai in accensione farming ne ha bisogno tanti di RAM. Sì, ma poi vabbè, c'ho l'SSD che Dopo lì non è tanto, sono solo 45 terabyte, però. ma cos'è che hai preso E c'ho quei anche monitor lì dell'aeroporto, quelli che sono un mega monitor da 1000 pollici, però tutti divisi in monitor piccini. Anche il ghiaccio del Polo Nord Sì, come un la po' fai ho l'orso comunque polare qui sotto che mi tiene caldo i piedi. Il tappeto non vivo, apre anche il ghiaccio ti tiene caldo i piedi eh. Eh no, vabbè, la pelle per l'orso polare. la pelle Eh sì. e anche la fibra 20 milioni di mega. La fibra. Cioè, c'è quelli che hanno una gigabit per secondo, ma che schifo. Io c'ho la terabit per secondo. Tu ce l'avevi 10 anni fa, quella. Giusto per dirvi, ragazzi, che 5 minuti fa ho parlato che ho detto che i video pesano troppo. Ora mi metto a parlare che ho la terabit. Ma fa niente. E diciamo che generalmente quando esco per strada mi vergogno un po' a uscire in Lamborghini perché di solito sempre in elicottero o jet privato. Anche fanno spesa vai con l'aereo. Perché dipende un pochettino. Quando sono giornate uggiose prendo la Ferrari rossa che risalta un pochettino e va bene. Ma la Lamborghini che è tutta nera non. O se no, tipo nella città, tipo i meme, quelli là, quando fai i soldi ma resti umile, resti con l'HM. Anzi, adesso che mi viene in mente, sai che prima hai detto di video, che ti pesano il doppio, potresti anche fare un giorno farming, un giorno ETS, Lo so, senza ma stare. vedi, questo è uno di quei casi che dici, ok, guadagni meno soldi. A dire il vero, non è per quello, perché io lo farei anche, anzi, sarebbe più comodo per me fare così, solo che sono sicuro che poi molti di Prendono voi ci molto rimarrebbero poco. male per quelli che vogliono vedere farm, a quelli a cui piace vedere farming tutti i giorni e quelli che piace Eurotrack tutti i giorni. E mi spiacerebbe, per cui faccio così. Io voglio il Peppa Pig gioco tutti i giorni. Hai tu che farming qua o ETS Peppa Pig. Peppa Pig gioco, ti metti a cucinare il mio braccione. Io cucino Peppa Pig direttamente. No, aspetta, dove sta andando a scaricare? Va bene, Diciamo dai, ragazzi, che direi che per questa puntata è tutto. Io vi ringrazio tantissimo per la visione. Da Dan. È Primo tutto. Ciao a tutti. a tutti.